Nuoro ieri ha celebrato la festa del suo Salvatore, il Salvatore, un appuntamento molto sentito in città, specie in passato che da alcuni anni è stato reintrodotto nel calendario dei festeggiamenti dalle parrocchie cittadine. Per il calendario liturgico della Chiesa Cattolica il 6 agosto è la ricorrenza della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, un episodio narrato dai Vangeli e in particolare da quello di Matteo. Gesù Cristo, alla presenza dei discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, mostrò uno straordinario splendore della persona e con le vesti candide. Quindi venne visto dai suoi seguaci conversare con Mosè e il profeta Elia. In questo contesto i discepoli udirono una voce che proclamava Gesù Cristo come figlio di Dio. E proprio partendo da questo episodio del Vangelo, i nuresi, secoli fa, precisamente nel XV secolo, edificarono una chiesetta incastonata nel rione di Sant'Uprito. È proprio questo edificio sacro che nel corso degli anni ha cambiato aspetto, ha ospitato la liturgia in onore del suo Salvatore. La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, mentre tutti i riti della giornata sono stati officiati da Don Tottoni Cursu, parroco della parrocchia del Rosario. La processione col simulacro della statua del Salvatore, portata a spalla da uomini in costume tradizionale, ha attraversato le vie del rione di Sant'Uprito. I riti sacri sono stati accompagnati dai canti del coro Grazia dell'Edda, che in questi anni si è impegnato per ripristinare un appuntamento non solo religioso, ma anche culturale e sociale. Un momento di grande spiritualità che ha riportato Nuoro indietro nel tempo, quando, specie nell'Ottocento, prima che prendesse piede la festa del Redentore, le celebrazioni in onore del suo Salvatore erano tra le più importanti tra quelle che si svolgevano in città. Al termine dei festeggiamenti religiosi, il rione ha ospitato canti e balli sardi sulla scia delle migliori tradizioni delle feste nuoresi.